la conferenza stampa di oggi si inserisce tra l'inizio dell'inaugurazione dell'anno accademico che ha avuto risalto anche sulla stampa in relazione alle problematiche sollevate ad una voce, devo dire, in modo, l'ho detto anche agli studenti la volta scorsa, probabilmente l'hanno percepito anche loro, cioè i temi che ha posto il Rettore all'attenzione dell'opinione pubblica e ovviamente più in generale anche delle istituzioni, è quello che poi ha riportato, sono gli argomenti che poi sono stati utilizzati anche dagli studenti in alcuni casi, almeno per alcuni ambiti, e cioè le esigenze di offrire dei servizi tali perché agli studenti, in questo caso perché l'Università di Cagliari sia appetibile. Io ho persino preso gli appunti perché i dati che ha dato il Rettore ci fanno capire e percepire perché c'è bisogno di azioni di questo tipo. 105.000 persone il bacino d'utenza a Milano, 55.000 Cagliari, 2012 4.800 laureati, 2015 3.500 laureati, Yale un docente ogni 4,4 studenti, ho studiato bene, il professore poi mi metterà il voto, Cagliari uno ogni 51 studenti. Allora, Assessore, questo progetto abitale, ci spiega un po' di cosa si tratta? Sì, è un progetto di coabitazione solidale che coinvolge gli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica residenti nei quartieri di Smirioni e San Michele, e in questa prima fase coinvolge gli studenti fuori sede e non solo dell'ERSU. Ecco, e le abitazioni quante sono e a chi sono destinate? Allora, le abitazioni in realtà sono più di 1.000 nel quartiere, ma sono state individuate soltanto come possibili abitazioni da tenere in considerazione, quelle con una superficie maggiore di 70 metri quadri, capaci di avere una stanza in più e quindi di poter ospitare una persona aggiuntiva rispetto al nucleo familiare. Gli inquilini però verranno coinvolti ad essere una seconda fase da un soggetto mediatore che li accompagnerà in un processo di scelta consapevole e volontaria rispetto all'adesione al progetto. Le spese chi paga? Le spese paga il Comune, però di fatto si tratta di un progetto pilota che è inserito all'interno della programmazione dei fondi comunitari per le annualità 14-20. Quante persone pensate di accontentare con questo? In questa primissima fase potremo coinvolgere soltanto 8 persone residenti nei nostri alloggi e 8 studenti fuori sede o lavoratori temporaneamente fuori sede. Si tratta proprio di una sperimentazione per capire come orientare un progetto molto più ampio che potrebbe coinvolgere tutta la cittadinanza e anche i privati. Quanto avete stanziato? Per questa prima tranche sono 40.000 euro. Bene, grazie Assessore.